Ciao ragazzi, buon mercoledì 12 ottobre, ma non è un buon mercoledì 12 ottobre perché veniamo da una serata brutta. In cui perdi la voglia di guardare una partita, perdi la voglia di vivere le emozioni della partita, perdi la voglia di giocare una competizione che sta diventando qualcosa di veramente torbido, brutto, dove ci vedi anche del marcio. E non vorresti vederlo questo marcio. Se siete anche voi indignati, se siete anche voi arrabbiati, se siete anche voi schifati, mettete un like a questo video. Iscrivetevi a questo canale che da un po', da quando è nato, cerca di far emergere queste cose che da altri vengono sottaciute e tenute. Io da tanto dico che questo UEFA fa schifo. Da tanto dico che Čeferin è un dittatore, che Čeferin fa i miliardi sulle spalle di noi tifosi che seguiamo il calcio. Ieri sera sono stati presi in giro 75.000 tifosi allo stadio e alcuni milioni che guardavano la partita in televisione. Da un omuncolo, da un omino, da un vermiciattolo che in campo ha deciso dopo 18 minuti che era iniziata la partita, una partita gradevole, le due squadre si stavano fronteggiando alla pari, e dopo 18 minuti ha deciso di inventare dal nulla un calcio di rigore, un'espulsione e quindi di totalmente rendere inutile il proseguimento della partita. Inutile. Di togliere un giocatore al Milan per due partite, quella di ieri più la prossima in cui sarà squalificato. Di ammonire sei giocatori del Milan in un tempo su sette falli compiuti, vuol dire che ogni fallo c'era un cartellino, sei gialli e uno rosso. Ma il fatto è che noi siamo abituati a questo. Noi abbiamo il ricordo del rigore in Grecia all'Olympiakos, abbiamo il ricordo del rigore all'Arsenal. Abbiamo il ricordo del rigore all'Atletico Madrid, abbiamo il ricordo dell'espulsione di Kessié, abbiamo il ricordo del gol annullato a Kessié col Manchester United, abbiamo il ricordo del gol del Porto la scorsa stagione, abbiamo il ricordo di una partita col Betis Siviglia a San Siro molto simile a quella di ieri, molto simile. Quindi come si fa a non pensare che dietro ci sia una mente? Perché due sono le cose, sono due. O il personaggio tedesco che arbitrava la partita ieri non è incapace totalmente di intendere, di volere, di arbitrare. Ipotesi 1. Ipotesi 2 era l'esecutore di un ordine, di un mandante, perché da lì non si scappa. O è totalmente incapace di intendere di volere, o è l'esecutore, e io penso sia la seconda. Non chiedetemi perché. C'è chi dice perché siamo entrati nella Superlega, ma è vero che questo è cominciato già prima, è cominciato con l'Olympiakos, proseguito con l'Arsenal, prima ancora della Superlega. Quindi,
Poi nella Superlega c'erano anche i nerazzurri che hanno beneficiato di un'altra decisione alquanto strana, no? Quella del colpo di mano di Dumfries. Quindi probabilmente sono altre le motivazioni che mi sfuggono, ci sfuggono. Ma questo, siccome ci sfuggono, tutto torna poi al risultato. Il risultato hai perso. Questo qua continuerà a arbitrare, come ha continuato a arbitrare lo sciagurato che ci ha arbitrato con l'Atletico Madrid lo scorso anno, che ci ha fatto giocare in 10 per tutta la partita, che all'ultimo minuto ha tramutato un fallo di mano del loro attaccante in un rigore a favore loro. Ma io mi sarei anche rotto, però. Io mi sarei anche rotto. Noi se in Italia abbiamo ciò che ci spetta, allora no, non si deve, perché al Milan non si deve neanche dare ciò che spetta. Ci sono le polemiche. Perché magari battiamo una rimessa 2 metri avanti, cioè, il ditino puntato, battuto la rimessa 3 metri avanti, scandalo. Poi gli altri rigurini, rigurini, rigurini su rigurini, su rigurini, su rigurini, però tu hai battuto la rimessa 3 metri avanti. Ricordiamo, no, la scorsa stagione, non è che ve la devo star qua a ricordare. Più forti dello Spezia, più forti dell'Udinese. Dello Spezia mi riferisco al gol annullato con lo Spezia, dell'Udinese mi riferisco al gol di mano di Udogi, più forte del rigore non dato al Torino contro i nerazzurri, più forti di tutto. In Champions sono poche partite, però non puoi. E poi sinceramente a me questa Champions mi sta proprio scadendo, vi devo dire la verità. A me, se anche usciamo da questa Champions, non me ne frega un cazzo. Vi dico la verità, perché è una competizione che mi fa schifo, perché l'UEFA mi fa schifo, perché Ceferin mi fa schifo, perché l'Europa mi fa schifo, tutto mi sta facendo schifo di tutto ciò che riguarda la parola Europa, tutto, perché sono solo vessazioni, sono solo, non c'è nulla di positivo, nulla di bello, nulla di. È tutto una merda. Scusate la parola, è tutto una merda. Ciò che arriva da lì, da questa ipotetica, bellissima Europa di cui ci riempiamo la bocca tutti i giorni sento parlare di Europa, Europa. Ma che merda è questa Europa? Ma che merda è questa Europa? Rimaniamo al calcio, senza andare oltre, anche se forse sarebbe il caso, ma rimaniamo al calcio. Sono stati capaci di lavare il cervello delle persone in una notte, la notte della nascita della Superlega. Hanno mobilitato persino politici e primi ministri in una notte. Superlega finita, la gente si è rivoltata alla Superlega. Perché? Perché l'UEFA è il calcio dei poveri. Perché l'UEFA è il calcio della gente. Andate a f***o, che voi non sapete cosa sono i poveri, non sapete cos'è la gente. Voi la gente la sfruttate per i vostri interessi, solo per quello voi la gente la sfruttate. La sfruttate solo per i vostri interessi. E i vostri interessi portano a quello che è successo ieri sera, alla schifezza che avete mostrato al mondo ieri sera, perché ieri sera chiunque amasse il calcio voleva vedersi una partita di calcio, voleva vedersi semplicemente uno spettacolo. Chiunque ha speso più di 50 euro, 50 era il minimo per andare a San Siro a vedere la partita ieri sera, voleva semplicemente vedersi una partita di calcio. Poteva vincere il Milan, poteva vincere il Chelsea, poteva vincere normalmente chiunque delle due squadre senza che fosse, sarebbe successo niente. Ci si godeva una partita di calcio.
E invece no, e invece è stata una vergogna, perché dopo da lì non è stato più calcio, non è stato più calcio, è stata una schifezza, è stata una schifezza, come è una schifezza che chi blaterava contro la Superlega l'abbia in realtà creata la Superlega, no? Il Chelsea, il Manchester City, tutto il calcio inglese, eh? Con gli amichetti del Paris Saint-Germain, con il Real Madrid che è potente, bisogna tenerselo in buon conto, eh? Ma però quello che spiace a me è che ci sono i quacquaraquà, che quando ci sono queste cose da vedere mettono la testa sotto la sabbia e si indignano perché oh, l'UEFA è il calcio della gente. La storia